benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al Suo cospetto santi e immacolati nell'amore. Ha predestinati ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo secondo il beneplacito del suo volere. Allode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo Figlio diletto. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo. Noi ringraziamo Dio continuamente perché, avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma com'è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete. Responsorio breve. Salva te, Signore, la mia preghiera. Salga te, Signore, la mia preghiera. Come profumo d'incenso la mia preghiera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salga te, Signore, la mia preghiera. Senza fine ti esalto, mio Dio. L'anima mia magnifica
vivifica il Signore. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto il mio Dio per te, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come l'aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Senza fine mi esalto. Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù Cristo, che ama la sua Chiesa, la nutre e la santifica con la parola e i sacramenti. Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore. Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore. Signore Gesù, fa che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Esaudisci i desideri del tuo popolo. Nostro Vescovo Giovanni, sostienili con la potenza del tuo Spirito. Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore. Provvedi ai disoccupati e ai senza tetto, fa che ogni uomo abbia ciò che è necessario a una vita dignitosa e sicura. Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore. Sii rifugio al povero, aiutalo nella sofferenza e nel bisogno. Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore. Raccomandiamo i sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita.
fa che cantino in eterno la tua lode nella liturgia del cielo. Esaudì